Monte Rosa, Cervino, dal lato opposto, quello di Macugnaga. E quello, qual è il sentiero che voi fate? Questo qui che scende? Su poi andiamo là sopra. Allora, peracchio, alle bastosa, scaramla, ma siamo arrivati fin sopra. Questa qui sotto è la famosa Val Grande, là ci sono i laghi, io sbarbero il grignolì, poi qui di lì si continua, c'è il sentiero che si continua, il sentiero del Bove si chiama. Sì, del Bove e dell'Asu, come mica va. In fondo c'è il Monte Rosa. E là è la Svizzera. Svizzera. Qui c'è il rifugio là sotto. Là in fondo, ta guarda l'appunto. Allora. Tira, tira. Questa qua, la somma stavo calè, questa qui. Siamo su questa cresta che è una meraviglia. Il panorama. Tutto intorno, alle fantastiche, momenti, 10 minuti, arriviamo poi al rifugio. Siamo partiti da là. Eccolo là, piccolo rifugio dove andiamo a mangiare. Allora, siamo qua arrivati al rifugio. Qua. E qua ci sono i laghi, fa freddino, una bella riotta, bella slaia, quasi quasi andiamo a accendere la stufa. Là c'è la cresta che abbiamo fatto noi, là c'è della gente che sta venendo giù, se fumo un giro intorno alla baracca andiamo dalla parte da là. Abbiamo mangiato e qua ci dovrebbe essere il Cervino, il Monte Rosa, lì così è il famoso Pedum. Cervino le querne, allora lasciamo la zona di qua perché le indicazioni sono molto belle, non le osservavamo di qua, no? Adesso questo qui in mezzo, adesso c'è tutto di là. Di là. Dal pescare di. Il commento superbo. E chi come commentatore adesso è più a fuma quasi quark. Con la croce della la cima laurasca. Sì, laurasca. Ancora una panoramica. La Val Grande, peccato che è la foschia, un pezzo della Val Grande, la chiamano grande, è grande, poi mi gira la chiusa una mezza giornata. Là i soliti Cervini e Rosa e company. Sarà lì. Ma se trocchi a mezzo ciò dentro, i tappermi, no! Sì.